come la parte seconda della collocazione dei consiglieri subentrati all'interno delle commissioni come proposte dai gruppi, cioè quella di deliberare di nominare il signor Giampaolo Pedrosino consigliere del gruppo di maggioranza in sostituzione del signor Luigi Spalletta, quale componente della commissione 2 sanità, servizi sociali, istruzione, attività per l'infanzia, decentramento e partecipazione politica giovanile, politica abitativa e varie opportunità, terza età, pratiche civili e benessere degli animali, della commissione 4 ambiente e trasformazione urbana, e di nominare il signor Fabrizio Marconi consigliere del gruppo di maggioranza in sostituzione del signor Riccardo Dorci quale componente della commissione 1 finanze, tributi, patrimonio personale, affari generali, polizia locale, lavoro e sicurezza urbana, e della commissione 4 ambiente e trasformazione urbana. Quindi passiamo alla votazione, voti favorevoli a... Questo è un voto, sì, essendo a corpo l'ultima volta facevamo a corpo, no, la penultima volta facevamo a corpo di tutto il consiglio, però perché era maggioranza e minoranza. Quindi adesso essendo solo una sostituzione, solo prego. Voti? 10 voti favorevoli. Limitare l'esecutività? Sì, si vota limitare l'esecutività, però dei voti. E sui presenti voi vi astenete. Non vota perché sono limitate l'esecutività, voti favorevoli? 10, insomma. Grazie, quindi il consiglio approva la delibera numero 9 che è stata portata al terzo punto della sostituzione dei componenti commissionari nelle commissioni. Adesso passiamo all'attuale delibera numero 4, l'approvazione del piano finanziario Tari 2016.